volontà era quella di raccontare come siamo riusciti a intervenire assieme al comune questo spazio con nuove attività, senza appunto stravolgere la vocazione motoristica della struttura, ma cercando appunto di dare una nuova visione, un nuovo uso anche a questi spazi. Raccontare quello che è un processo, che secondo me è un processo che oggi, con lo sviluppo tecnologico che stiamo avendo, è radicalmente cambiato e per cui anche il progettista deve adeguarsi a questi nuovi strumenti con i quali si deve confrontare. Il nostro mood è quello di portare il nostro prodotto, che è il monoblocco prefabbricato, ai produttori, ai costruttori e spiegarne come è progettato, è importantissimo, come è la raccolta dei dati presso i loro studi per capire quale tipo di prodotto proporre e poi la velocità di impiego, la facilità di impiego e il grado di finitura del nostro prodotto, che è un prodotto industriale. La nostra azienda è un'azienda molto attenta ai temi, no? Che poi venivano proposti oggi, che erano l'innovazione e la sostenibilità. Di per sé la nostra tecnica già è molto innovativa, perché noi facciamo ristrutturazione di edifici usando la doppia fune di sicurezza, che quindi ci permette di lavorare senza ponteggi. È stata sicuramente una giornata molto interessante e la prima volta probabilmente che partecipiamo ad un evento comunque per i progettisti. Abbiamo partecipato diverse volte a fiere di settore per presentare i nostri prodotti e la nostra azienda, però un evento proprio di dialogo diretto con i progettisti è la prima volta che ci capita, quindi sicuramente è un'esperienza molto positiva. Siamo veramente contenti, veramente soddisfatti, ci abbiamo messo quasi un anno di pianificazione per venire qui a Imola a organizzare questo importante evento e essere riusciti a coinvolgere più di 200 professionisti non era scontato, non era facile. Noi abbiamo un dovere quando organizziamo questi eventi, che è quello di portare sempre qualità, e quando riusciamo a portarla in contesti così particolari come oggi in autodromo, per noi è una soddisfazione enorme.